Abbiamo provato dei sapori di Toscana, sentiamo bene un tenue aroma di collina. Gli è barricato un botte cantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra quanto va vendemmiato, e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E si è mangiato il cacio buono giù a Pienza. Le salsicce sono come l'oro nell'aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza. TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare. Le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Da Siena su cavalli imbizzarriti, a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti, i cantucci col vin santo fatti a Prato. La Toscana io non posso fare senza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi mi hanno detto, in dov'hai? A Pistoia, la bella città, con i suoi vivai. E stasera i vivai sono all'ordine del giorno di questa serata. Perché? Perché appunto, come dicevamo nell'anteprima, insomma, i vivaisti avevano un handicap, secondo loro, evidentemente, che le serre, quelle le serre che sono preziose perché insomma proteggono, poi fanno, secondo le stagioni, sono utili per la coltivazione, quando le fiori, quando le cose, avevano un po' un handicap che non sempre potevano, se dico bene, se sbaglio correggetemi, non sempre potevano essere attive le serre. Venivano dei periodi in cui la serra doveva essere smontata, non poteva essere presente, dico bene o no? Sì, la situazione è abbastanza complessa perché l'ultimo provvedimento che credo abbia risolto buona parte dei problemi che si erano creati con quello precedente è, come dire, sono gli ultimi due di una lunga serie, perché le serre dal punto di vista urbanistico edilizio si distinguono in serre fisse, quindi che sono come un fabbricato, e in serre diciamo stagionali, mobili, che non sono infisse al suolo e che quindi non possono essere smontate, ma al di là di quello non determinano un cambiamento della destinazione d'uso del suolo. E ci sono anche quelle fisse, ci sono sempre state le serre fisse? Sì, assolutamente. Le serre fisse sono quelle che hanno una struttura infissa al suolo con pinti di cemento, con cordoli di cemento, con altre strutture che sono permanenti e che per esempio possono essere concessionate con, alla stessa stregua di un annesso rurale e hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche. Ma il problema, è, no, perché per noi l'apertura, per noi ignoranti, la copertura è quella fatta di plastica o di qualche cosa. La copertura può essere di diversi materiali, ma non è quella che determina le caratteristiche dal punto di vista urbanistico della serra. Perché quello che determina le caratteristiche dal punto di vista urbanistico della serra è se sono permanentemente infisse al suolo, determinando un cambiamento della destinazione d'uso, o se viceversa possono essere rimosse e quindi il suolo ritorna nelle stesse condizioni di prima. Il problema è nato perché con la prima legge
10 e anche con la 64 questo problema non si poneva. Si è posto con l'ultima legge 65, quando sono state individuate le serre temporanee, che avevano, la legge definiva la possibilità di tenerle nello stesso luogo e coperte per un massimo, se non vado errato, di 24 mesi. Dopodiché dovevano essere smontate e poi magari dopo 3 mesi rimontate nello e stesso luogo. E qual era la ratio di questa legge? Questo bisognerebbe chiederlo a chi l'ha fatta. Io sinceramente non l'ho mai capita, tant'è che nel piano territoriale, prima di quest'ultimo provvedimento, avevamo inserito una norma per cui potevano le serre temporanee, invece che 2 anni, essere tenute fino a 5 anni. Ma questo valeva per tutta Italia o era una legge regionale? No, questa è una legge regionale. Il riferimento urbanistico che ho fatto è di carattere generale. Ci sono abbondanza di articoli, saggi, testi scritti sulle serre che sono in quantità infinita, partendo proprio da quello che dicevi prima della riviera Ligure. Peraltro quello è un paesaggio che è caratterizzato dalla presenza delle serre e quindi probabilmente la riviera di Sanremo non sarebbe conosciuta come è conosciuta se fosse omologata a tutto il resto della Liguria. È particolare anche per la presenza delle serre, che ovviamente lì hanno acquisito un valore particolare anche dal punto di vista paesaggistico, tant'è che se uno prende, cioè una vecchia collana del Touring Club italiano, conosci l'Italia, c'è un volume dedicato ai paesaggi, il paesaggio delle serre della riviera di Sanremo è riportato come tipico, certo. Insomma, caratteristico. E voi invece, allora, qua i rivaisti avete dovuto in qualche modo ragionare con la regione per superare questo limite che sì, era temporaneo. Sì, è un limite temporale, un po' più lungo di quello che diceva il dottor Ferretti, comunque era comunque un limite che era non sufficientemente utile alle pratiche agronomiche dei vivai, ma non solo, perché questo tipo di problema non si risolve in funzione solo dei vivai, parte da noi il problema, ma la soluzione è anche per chi fa orticoltura in aree protette, floricoltura, quindi in realtà tutta la regione toscana, su tutta la regione toscana i benefici saranno tangibili. La collaborazione, noi siamo partiti per voler risolvere questo tipo di problema proprio perché non era chiara l'interpretazione sui tempi della durata e i servizi ispettivi del territorio naturalmente quando si trovavano davanti a queste strutture si sono poste il problema del perché erano presenti oltre il periodo dei 5 anni mediamente. Che è successo? È successo che si è organizzato un primo convegno a cui aveva partecipato anche Alessandro Capecchi, mi sembra, con l'amministrazione comunale e l'assessore all'agricoltura della regione toscana, la Stefania Saccardi, e da lì si è impostato un percorso di confronto tra i tecnici dell'urbanistica della regione toscana e del comune di Pistoia in primo luogo, perché il comune di Pistoia poi ha fatto l'interpellanza o non so come si chiama, ma insomma una sorta di domanda ufficiale, un quesito sì, sul tema e il risultato finale è stato che quel limite la regione toscana ha dato un parere dei 5 anni, non viene meno, non è un fabbricato come quello diceva il dottor Ferretti, un fabbricato assimilabile all'annesso agricolo, niente, rimane comunque un fabbricato precario, ma che è legittimato a rimanere sul territorio dove è stato posto dall'azienda agricola fino alla durata dell'attività agricola. Nel momento in cui l'attività agricola viene meno, deve essere comunque smantellato. Allora, fatemi capire a noi del popolo, voglio dire,
E questo limite non era, come io pensavo erroneamente, un limite stagionale per cui in una certa stagione era più bello non mettere sulla serra perché insomma non serviva più di tanto o meno, in un'altra stagione sì, era un limite di 5 anni, quindi la serra era permanentemente durante 5 anni possibile usarla. È così? È così. Allora, e questo, diciamo, tu hai fatto l'esempio di Sanremo, tu hai detto che questo è diventato caratteristica, ma in ordine al paesaggio toscano questo è stato detto che non nuoce ed è ugualmente bello la Toscana, anche con tutte le serre, ammettiamo che ce ne venga fuori tante. Cose. Che fai così? Allora, questo tu devi dare il tuo parere. Il mio parere è sicuramente analogo a quello che ho detto prima. Per esempio, se uno fa la strada per Ricciano, magari ora se ne vedono meno, ma quando la frequentavo di più perché andavo all'Istituto Tecnico Agrario, la Valle della Pescia era tutta costellata di serre e anche quella era un elemento caratteristico del paesaggio della Valle dei Fiori di Pescia. Non è che era una cosa diversa. E lì c'erano serre fisse, serre infisse al suolo, c'era di tutto, tunnel, perché poi le tipologie sono tantissime. Il problema è nato quando qualcuno ha pensato alla temporaneità, pensando proprio al fatto che dovessero starci per una stagione o due stagioni, tre stagioni, quattro stagioni. Quello è stato l'errore, perché la serra dal punto di vista come dire, urbanistico può avere la stessa funzione che ha un ombrario, può avere, e magari in futuro avrà più importanza l'ombrario che della serra, perché se continuano le estati come le ultime due che ci sono state, è più facile che ci sia bisogno di fare un po' d'ombra che non di riscaldare magari durante l'inverno, se gli inverni sono come questo di quest'anno. Per cui è tutto l'insieme che va visto, è un mezzo di protezione delle colture che, se non modifica lo stato dei luoghi, può essere utilizzato appunto fino a che dura l'attività agricola, come diceva il presidente Magazzini. Quindi, dottor Cei, non si poneva e non si è mai posto il problema serra-paesaggio. Non è stato mai un problema, allora me lo sono immaginato io, perché non... Ma ero del mestiere. In linea generale la qualità dei paesaggi dipende molto dalla cura che sta dietro a questi paesaggi, per cui non è che in sé la serra è un elemento di disturbo. Certo, è un elemento molto artificiale, per cui c'è modo e modo di inserirsi nel paesaggio. Però la qualità, ripeto, la qualità di un paesaggio, quando fa vedere il lavoro e la cura con cui viene tenuto quel territorio, normalmente produce sempre effetti positivi. È l'abbandono che eventualmente produrre del degrado. Ci sono stati dei periodi nel Pesciatino in cui tante serre sono state abbandonate, vetri rotti, tunnel... sgarrupati, insomma, in quel caso lì effettivamente può produrre un degrado del paesaggio, per cui non si può dire che non è un problema, è un problema, ma finora è stato risolto, come diceva il dottor Ferretti, ha prodotto anche dei paesaggi di alta qualità sul lago di Garda, uguale, ci sono dei bellissimi paesaggi fatti da ombrari e serre a terrazzo sul lago, perciò è un falso problema, direi. Ecco. Bene, voglio sentire allora Alessandro. Quindi, per voi, dal punto di vista politico, avete sostenuto questo superamento della legge, immagino, perché non ha mai costituito un problema paesaggistico, per esempio, un problema estetico. Quindi l'avete tranquillamente sposato secondo quello che era un po' il volere dei floricoltori e vivaisti. Allora,
prima di rispondere in merito alla domanda, due precisazioni. La prima, se la nostra pianura non avesse conosciuto le attività agricole e in particolar modo il florovivaismo, oggi avremmo intorno alla città quello che è successo a Prato, cioè il macrolotto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cioè il paesaggio non sarebbe per il 90% verde con qualche emergenza tipo gli annessi anche più importanti, ma sarebbe stato probabilmente molto più grigio di quello come lo conosciamo oggi e più povero di ossigeno. Questa è la prima questione. Non che il vivaismo, il florovivaismo non abbiano impatto sul territorio, ci vengo fra un minuto, ma certamente dal punto di vista paesaggistico basta vedere l'effetto che si ha passando da Prato o da altre zone venendo verso Pistoia, è naturalmente la percezione del verde la più immediata, la più forte. Secondo elemento, i terrazzamenti. I terrazzamenti non sono fenomeni naturali, sono stati realizzati nel corso dei secoli dalle lavorazioni dell'uomo e caratterizzano tanta parte della regione toscana, oltre che di altre regioni. Quindi, partendo anche da questo presupposto, noi siamo, come Fratelli d'Italia, penso sia una posizione nota per un rapporto equilibrato con l'ambiente, ma che consenta le attività umane, perché l'ambiente non è migliore senza l'uomo, è migliore con l'uomo in un rapporto corretto e equilibrato. In questo senso avevamo presentato una mozione, un atto di indirizzo nella quale chiedevamo di correggere, diciamo, la normativa e comunque di adeguare l'interpretazione diciamo, a quello che veniva ricordato poc'anzi, e cioè che le serre temporanee, faccio un esempio molto concreto, le nostre leggi urbanistiche spesso, che si sono susseguite nel corso degli anni, spesso hanno poi dei regolamenti di attuazione. Il regolamento in riferimento alle serre, il 63R, diceva a un certo punto: impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo. Su questa necessità di utilizzo erano nate le interpretazioni restrittive degli uffici, per cui alla fine di ogni ciclo produttivo uno doveva smontare la serra per poi ripresentarla subito dopo. Smontare, rimontare, in realtà diventava e diventa ancora oggi un'attività economica assolutamente pesante. Primo. Secondo, siccome nel corso del tempo si erano affastellate diverse norme, alcune di queste serre erano finite, diciamo, fuori regime giuridico, ma in realtà continuavano e continuano a esistere. Che cosa succede? Che quando io oggi vado a fare un intervento nuovo in un'area di una certa dimensione, proprio per l'impatto che hanno anche le impermeabilizzazioni del suolo, io, il tecnico che fa la pratica, fa un calcolo idraulico che tiene conto dell'impermeabilizzazione del suolo, cioè di quanta superficie in una certa area è coperta. In realtà, con queste serre temporanee rimaste nel grigio, uno faceva conto che fosse coperto 5, in realtà era coperto 15. So se è chiaro. Sì, quindi questa operazione non solo salvaguarda gli operatori, perché naturalmente consente di non spezzare la permanenza delle serre durante l'attività economica delle aziende, ma consente anche alle amministrazioni pubbliche di avere una conoscenza più appropriata del territorio e quindi di fare politiche di carattere urbanistico molto più equilibrate. Questo ci è sembrata una posizione da sposare, tant'è vero, e chiudo, diciamo, questa parte iniziale, oltre all'interpretazione degli uffici, noi stiamo valutando anche con un rapporto aperto con la maggioranza se codificare in norma quelle interpretazioni lì, perché è ovvio, l'interpretazione è importante, ma naturalmente è sempre un'interpretazione. Se una norma ti dice che le serre temporanee si possono conservare fino alla fine dell'attività dell'azienda, non ci si torna sopra. Bene, questo, grazie. Spero di essere stato chiaro. È stato chiaro e ho capito anch'io, quindi non ho capito. Sono stato particolarmente chiaro. Va bene, sì, complimenti. Bene, fermiamoci un attimo perché poi torniamo un po' e presentiamo poi tutto il resto. A tra poco. Dunque, allora, paesaggio, serre, floro, vivaismo, vivaismo. Quindi, diciamo, si è un po' chiuso il cerchio, salvo la riserva da completare che diceva Alessandro Capecchi. È un cerchio che a voi sta bene, voi produttori, e siete più soddisfatti per le ragioni che un po' si sono dette, e dal punto di vista estetico, in fondo, come si è scoperto, ci sono tante zone che si sono caratterizzate proprio per avere queste diffusioni di serre e sono diventate tipiche. Insomma. A onor del vero, nell'area del vivaismo non è poi così predominante, certo, l'utilizzo della serra, perché per noi la serra ha una funzione
di ricovero principalmente dall'inverno per il freddo, per le piante più esotiche che magari nei campionari delle nostre aziende abbiamo e che per la maggior parte dell'anno non hanno bisogno di essere protette, ma che in quei 3-4 mesi, 5 invernali, non è questo l'anno magari, almeno sembra, che ha quelle caratteristiche, salvo sorprese, colpi di coda che sono sempre i peggiori, e dovrebbero ecco, avere quella funzione lì. Però poi magari c'è più presenza di ombrari, come diceva Ferretti, proprio perché l'ombra consente agronomicamente una crescita più sviluppata di certe tipologie di piante, quindi tutto ha un impatto visivo naturalmente. Però ecco, nel nostro caso la serra è inserita in un ambiente in cui ci sono vegetazioni curate normalmente, viabilità codificate da normative, le nostre amministrazioni diciamo del territorio sono abbastanza simili da questo punto di vista, quindi una vasetteria, un impianto realizzato nel comune di Quarrata piuttosto che di Pistoia o di Serravalle alla fine hanno le stesse caratteristiche, quindi l'occhiata diciamo estetica è abbastanza uniforme e credo alla fine anche piacevole. Allora, dottor Cei, si potrebbe dire, facciamo un passo avanti, che la serra diventa una capacità produttiva superiore, parlo di certe verdure, di certi ortaggi, e che quindi potrebbe dare una mano a una maggior produttività e quindi anche a un'economicità di prezzi, tanto per essere molto banale. Ma Pistoia, con la sua vocazione di piante coltivate, fino a un certo punto, diciamo, è un aumento relativo. Molto interessante, secondo me, è la possibilità che le serre e qualsiasi struttura possa diventare un produttore integrato di altre cose, per esempio di energia. La possibilità di dotare i tetti o le facciate di queste strutture di pannelli fotovoltaici o di altre tecnologie potrebbe essere incentivato proprio per una capacità dell'azienda stessa di avere un impatto zero sul consumo energetico, perché le serre sono energivore. Il riscaldamento invernale delle serre è una delle voci di costo più alte per chi ne ha bisogno davvero, come in Val di Nievole. Il gas, che normalmente è insieme al gasolio è la materia normalmente usata, di questi tempi risulta piuttosto onerosa. E, fra l'altro, vorrei ricordare uno studio che qualche anno fa la Fondazione Cassa di Risparmio incentivò sulla possibilità di avere dei vetri parzialmente permeabili alla luce, perché qual è il problema della serra? Che deve far passare la luce per la vita delle piante. E perciò c'erano degli studi di alto livello e furono incentivati da alcune borse di studio sulla possibilità di avere dei pigmenti particolari che, con un rendimento non equiparabile al pannello fotovoltaico tout court, però che permetteva di avere una certa quota di energia elettrica prodotta pur con un passaggio di luce. Che, insomma, la ricerca sta producendo dei prodotti molto interessanti che potrebbero essere applicati. Questa è una via da seguire in qualche modo, quella del risparmio energetico. È tanto che se ne parla, soprattutto inizialmente per Pescia, e poi forse interessa un po' tutti, anche se mi pareva che per il vivaismo era un po' più difficile per via della necessità di luce, ma ora il dottor Cei ci dice che ci sono stati degli studi avanzati anche in questo senso. Ma quello che diceva Marco è assolutamente condivisibile.
Oggi io credo che ci siano, che ci sia la possibilità di mettere a punto delle soluzioni, soprattutto anche grazie all'incentivazione prevista con il bando PNRR sull'agrivoltaico, che non è fotovoltaico a terra come qualcuno pensa, ma è un'integrazione della produzione agricola con la produzione di energia, e credo che questo sia possibile sia nel modo che diceva Marco, ma anche strutturando la produzione in una maniera intelligente, perché nell'arco della giornata il sole non ha la stessa incidenza in tutte le aree, e quello che conta è la quantità di luce che la pianta intercetta nell'arco della giornata, per cui progettando bene le strutture produttive, che siano serre o che siano ombrari o che siano anche semplicemente altri tipi di impianti, sicuramente questa integrazione è possibile. In più c'è senz'altro il fatto che in serra senz'altro la quantità di produzione, soprattutto nel campo delle ortive e delle floricole, è sicuramente superiore al piano campo, su questo non c'è ombra di dubbio, e certamente questo comporta degli impatti, comporta dell'uso di energia, comporta tutta una serie di cose. L'unico elemento contrario che c'è è che quando c'è bisogno di maggiore energia c'è meno luce solare per far lavorare il fotovoltaico, però è sicuramente una strada da percorrere. Io credo che non ci siano alternative. Poi forse, sempre con battute popolari, la roba fatta nel campo è meglio di quella fatta a serra, ma questo non voglio turbare. Non fa così, perché questo, se no mi assumo il compito di chi è vero. Il problema è come tutte le cose, noi se si mangia bene sicuramente si sta meglio, siamo meno predisposti a avere qualche incidente di percorso. Ugualmente le piante, se hanno tutto quello che gli serve, ora poi il fatto dalla serra a fuori serra, c'è qualcuno che, voglio dire, si legge per esempio le colture idroponiche, che perché hanno proprio una cosa equilibrata dal punto di vista degli elementi nutritivi, sono anche sicuramente più produttive, ma anche più buone, eccetera eccetera. Io sul più buono forse qualche dubbio ce l'ho, però insomma, si va in un campo che poi bisogna distinguere fra produzioni, diciamo, di larga scala, produzioni tipiche, produzioni particolari. Alessandro, perché fra voi politici arrivati e i tecnici predisposti, di solito fate dei ragionamenti tutti condivisibili, poi ve ne intendete, poi siete al pezzo, eccetera. Però c'è una tendenza poi a calare a me, che sono del popolo, un po' lo slogan più che io in questo momento, per esempio, il popolo va al supermercato o da un'altra e trova dei grandi rincari in queste cose. E allora, voglio dire, tutto questo discorso, se non si traduce in un vantaggio per la gente, è un problemino abbastanza consistente con questo, perché in questo momento il cacao, che ai contadini del globo subtropicale è stato pagato la stessa cifra dell'anno scorso, è aumentato di 3 volte. Vabbè, allora, però è aumentato di 3 volte per una speculazione finanziaria. Una speculazione finanziaria alla stessa stregua di quella che è stata fatta sul grano 2 anni fa, uguale, perché ora il prezzo del grano in campagna è ritornato allo stesso livello di prima della guerra dell'Ucraina. Peggio. Ecco, se non peggio. Bravo, ho capito, bravo, ma insomma voi ragionate come vi pare, però la sostanza è che la gente va al supermercato e gli costa l'ira di Dio. E allora tutto il fine, a mio parere, di voi tecnici, di voi produttori, soprattutto di chi fa politica, è quella di servire la gente. Se tu mi fai rispondere ti spiego la mia posizione. La tua, spiegata, la domanda a posto. Allora, la premessa, come al solito, è che anch'io faccio parte del popolo.
perché io vorrei passasse l'immaginario collettivo, insomma, sa, perché la spesa la faccio anch'io, e quindi sono tra quelli che, andando a, come tutti grosso modo, a comprare soprattutto la verdura e altro nella grande distribuzione, sono vittima come tutti degli aumenti che tutti possiamo riscontrare e che sono dovuti in parte sicuramente a speculazioni che hanno colpito soprattutto il gasolio, il gas, e che quindi incidono sui costi di produzione, ma incidono anche sui costi di trasporto. Ma basti pensare a quello che sta succedendo nello Yemen, che ora passa in secondo piano perché c'è la guerra dell'Ucraina, ma soltanto il fatto degli attacchi fatti allo stretto, diciamo, e viene attraversato per portare le navi e le merci da una parte all'altra del mondo, determina un aggravamento non solo dei costi di sicurezza, perché vanno scortate le navi e le navi di scorta le pagano i governi, ma nei casi più gravi può portare al cambio di rotta, il che vuol dire, per ipotesi, se ci si dovesse circonnavigare l'Africa per venire in Europa dalla parte dell'est asiatico, voi capite cosa vuol dire. In più l'Europa, e su questo si aprirebbe un tema molto più lungo e molto più grande del tempo che forse abbiamo stasera, si è autoimposta dei limiti, per esempio le quote latte, per esempio le produzioni che vengono pagati gli agricoltori europei e anche italiani per non coltivare, e perché si deve importare per ragioni di rapporti commerciali internazionali da altri paesi e da altri continenti. È una vicenda molto complessa, sicuramente per quel che ci riguarda. Per quanto riguarda quindi le serre, quindi il caso che ci interessa stasera, noi vorremmo e vogliamo risolvere un problema alla nostra economia locale, che consente in quota parte anche a chi produce prodotti, diciamo, commestibili, di tenere i prezzi più bassi, perché se sono in grado di produrre a costi inferiori senza dover scaricare sul prodotto finale il costo di smontare e rimontare la stessa serra, mi pare già un passo in avanti. In più, rispetto anche al miglioramento e quindi a dare un orizzonte temporale più lungo, perché uno dei problemi che si è originato, direttore, qual è? È che con le normative di qualche anno fa non c'era bisogno della sismica, per esempio. Oggi, se vado a rifare la stessa serra, c'è bisogno della sismica, oppure se devo sanare, cioè tenere quella serra che non ho, mi ci vuole una procedura che non c'era. Noi stiamo tentando di introdurre una procedura che non aggravi i costi, ma che sostanzialmente riconosca che quella serra costruita ieri è buona anche oggi, è buona anche per il domani, senza doverla montare e dismontare ogni 2 o 3 anni o 5. Questo è il ragionamento. E per quanto riguarda la nostra economia, naturalmente aiutare il settore a reggere la concorrenza internazionale, che è sempre più agguerrita, che è l'altro grande tema che ci riguarda, e che, per esempio, a proposito di serre e di protezione anche delle piante e di un sistema condiviso di valutazione degli agenti patogeni, come si dice, cioè quelli più aggressivi, che purtroppo sempre più spesso ci attaccano, perché arrivano decine di migliaia di container al giorno in questo benedetto paese, soprattutto da alcuni paesi dell'est, in particolar modo dalla Cina, e tante volte ci siamo ritrovati col rischio di bruciare decine di milioni di valore, perché le nostre piante vengono messe, come è successo per la xylella per esempio, o per altro, in quarantena. Quindi, sotto questo profilo, avere anche strumenti di produzione che ci consentono di proteggere le piante probabilmente diminuisce anche l'utilizzo di fitofarmaci o di altro, perché produciamo in maniera molto più lineare. Questo è un po' il ragionamento che vogliamo non fare. Non fa una grinza il tuo ragionamento, come se ci si fa, no, se ci bisogna, si fa naturalmente, questa è la prospettiva. Ecco, bisogna se ci tra si fa qualche mese o qualche anno spendere meno onde si passa. Questo è fuori discussione. Ecco, questo, se si produce più vinile, se si accorcia le filiere. Ma tu hai dato spiegazioni esaurienti. Secondo me solo ci che si però può fare. Bisogna che tutto questo cali a terra. Ma perché cali a terra bisogna che cambi qualcosa nella filiera. Esatto. Perché è calato il prezzo del grano, ma non è calato il prezzo del pane. Allora il problema non è nell'agricoltura, è da qualche altra parte. Il problema è nell'energia, perché il fornaio prima per fare il pane spendeva 5, oggi spende 15. Non so, poi a me mi è arrivata una bolletta di energia elettrica a 290 euro. Sicuramente. Ora si cerca di capire qual è l'origine, ma l'incidenza 290 euro, voi capite bene, costo della una famiglia normale. Agricola sul costo finale è dell'ordine del 5-10%, non è riducendo quel costo lì che possiamo avere i benefici finali. Bisogna allora invitare da qui avanti qualcuno del mezzo, di quelli che, insomma, dalla materia prima poi la riproduce, la rivende e la lavora, perché altrimenti, guardate che, lo dico perché in effetti la donna che va a fare la spesa al supermercato, insomma, comincia a avere problemi arrivare in fondo al mese, certe situazioni. Bene.
ragazzi, è tutto bisogna convergere lì. Certo, Alessandro ha dato giuste spiegazioni, come voi, ma il problema è che bisogna trovare dal campo, bisogna esca la fossa, perché se no, insomma, la situazione non è bella. Fermiamoci però, prima di fermarvi, volevo dire, Gino, dove vai questa volta? In una... Sottoterra a Lucca. Sottoterra? Sono sotto i palazzi antichi di Lucca, 300 metri quadri, un'enoteca, con bottiglie incredibili. Sotto. Ma sei amico da Mas? Da Mas? Sono... ho le mie conoscenze. Vabbè. Voglio dire, davvero cos'è questa? Una galleria sottoterra? È una galleria sottoterra che risale al 200 d.C., proprio i muri sono quelli. E questo enotecario nel tempo ha scoperto queste mini gallerie. Queste. E quindi era ideale per mantenere il vino? Infatti ci mantiene delle bottiglie costosissime di vino, vini della storia lucchese. I grandi vini che ha reso famoso la nostra Toscana, soprattutto l'Italia, e sono conservati in questo ambiente straordinario. E allora, devo parlare anche di certo, cose. Ora ti interpello dopo subito. Carta canta, Va bene, a fra poco. Eccoci, Gino, siamo a Lucca. Piazza San Michele. E andiamo verso Piazza San Salvatore. Ma perché mi porti di là? C'è una grossa sorpresa. Te devi pensare, la parola enoteca significa vino e ripostiglio. Enoteca, la enoteca. Teca del vino. Enoteca del vino. Il ripostiglio del vino. Sì, il ripostiglio del vino. E qua c'è un posto che è straordinario. Io credo che sia una delle uniche enoteche in Italia in assoluto che è più originali. Originale perché qual è la particolarità? Che siamo 300 metri quadri sotto terra, per natura. Cioè costruita addirittura, sono dei punti, dal 200 d.C. esistono questi spazi. Addirittura? Addirittura. E quindi noi ora andiamo a vedere questa... Sì. Questo ripostiglio del vino, nel vero senso della parola, perché lì magari ci sono vini vecchissimi anche. Non solo, perché Paolo è molto attento alle selezioni e alle scelte, ma poi c'è una cosa. È una delle enoteche, insieme a altre, una fu la mia, l'enoteca al gusto, che hanno Marsili e altre, che hanno rilanciato, perché alla fine del 1960 il territorio Colline Lucchesi Docche nasce e il territorio Monte Carlo Docche. Sono i due vini primi Doc della provincia di Lucca. Quindi questi spazi, queste enoteche prendono energia, capito? Perché la gente piano piano va a ricercare il nettare degli dèi del posto. E questa è un'enoteca che è conosciuta. È storica, molto storica. Va bene, qui siamo anche in una piazza particolare. Che per poi esempio, Paolo... vedo una statua nuda nella città dei cattolici. Che ci fa lì? Una statua voluta da Nottolini, famoso architetto anche dell'acquedotto, eccetera, una persona straordinaria legata a Lucca. Il particolare detta insomma dal popolo Piazza della Pupporona. Va bene, allora noi andiamo all'enoteca. Ti presento Paolo. Allora si va dentro. Eccomi dentro l'enoteca Vanni e trovo Paolo. Sì, salve a tutti. Che, allora te sei titolare, responsabile, l'appassionato
di questa grande enoteca che mi ha detto Gino. Io non l'ho ancora vista, sono all'ingresso, ma mi ha detto che è una cosa spettacolare. Però io voglio sapere di dove nasce la voglia di mandare avanti un'attività come questa. Nasce sicuramente dalla passione dei miei genitori che mi hanno trasmesso. Tutto è nato nel 65 da entrambi i miei genitori, che decidono di aprire questa enoteca grazie anche un po' a mio nonno, che aveva un'altra enoteca qui nel centro storico, si chiama Enoteca Pietroni, che poi sarebbe il mio cognome, mentre Vanni prende il nome dal cognome di mia madre, per non fare due enoteche dello stesso nome. E all'inizio, diciamo, il negozio, come vedete qui, la parte alta è abbastanza piccolo. Poi mio padre è riuscito a bonificare le cantine, che sono le cantine del 200 d.C., epoca romana addirittura, e lì forse è stata la fortuna dell'enoteca. Quindi sarebbe la città vecchia di Lucca praticamente, sì, la sì, parte di sotto. Sì. E allora ora noi andiamo sotto a vedere questo mondo. Mi accompagni? Prego. E queste sarebbero proprio le vasche dove c'era l'olio? Sì, queste sono le vasche dove tenevano l'olio, adesso si utilizza per metterci un po' di tappi. Per bellezza. Per bellezza. E erano appunto foderate di lavagna, di pietra lavagna, per mantenere, diciamo, il liquido. E queste si ritrovano in alcune ville storiche qui di Lucca. C'era un tappo di legno che chiudeva e poi con dei mestoli prendevano l'olio. Allora io mi fermo qui. Lascio la parola a Gino, che lo vedo che è lì di già con l'acquolina in bocca, perché quando si ragiona di vino e in un posto così lui diventa matto. E allora te lo lascio. Qui vedo delle cifre molto... siamo sopra 1000 euro questi vini, no? Sinceramente, tanto non siamo le tasse, ma li comprano. Sì, sì. C'è una scheda rispetto a qualche anno fa, vengono acquistati di più questo genere di vino o è uguale? Diciamo che chiaramente sono vino di lusso. Lo acquista, secondo me, due clienti. Uno è l'appassionato veramente che ci sono anche appassionati a Lucca, italiani, non è detto che deve essere per forza uno straniero a comprare certe bottiglie. E l'altra persona sta diventando un po' uno status symbol, avere una grande cantina, soprattutto negli Stati Uniti o in Asia, avere una grande cantina con delle belle bottiglie da far vedere agli amici, come quel garage per far vedere che hai Molto questa opportunità l'ho avuta, però Veronelli mi diceva sempre: i vini durano, noi non si sa, e l'ho aperte tutte. Ascolta, questi mattoni, che periodo è? Allora, qui siamo nel 200 d.C. Questi non li apri, questi vini? Sì, questi sono vini tutti in vendita, perché qui in enoteca si... Io conosco uno sceicco, si viene qui da te, un tavolino qui sotto, si può avere visto dei tavoli, certo. Lo sceicco dice: voglio aprire 9 ricche e 9 Berlusconi, perché non ha fatto buoni affari a Berlusconi, allora dice: la bevo. Sì, sì, sì. Questa in effetti forse è colto proprio l'unica bottiglia che dove vedi scritto non in vendita. Allora sono ancora birbante. Sicuramente. Bene. E andiamo altrove. Prego. E vedo le magnum però qui. Tutta questa sala c'è tutte le magnum. Sì, questa magnum è la stanza che noi chiamiamo la Red Room, è la stanza dove teniamo i magnum. E come sappiamo, insomma, il magnum è il contenitore ideale per il vino. E qui abbiamo molto Piemonte, soprattutto mi concentro su vini che si possono bicchiare. Ci accompagni in un posto dove ci sono gli alcol, quelli più tosti, sì. E lì incontriamo Giovanni. Prego, andiamo. Ah, eccovi, bentornati dal vostro giro in cantina. Io mi sono sistemato su questo antico divano. Questa è la stanza dei whisky, del superalcolico, dei distillati. Sì, sì. Qui abbiamo whisky, cognac, brandy, calvados, insomma, gli spirits.
Ecco, senti, ma vedo che qui è un po' messa come a degustazione, nel senso se uno viene si può anche mettere qui e... Sì, diciamo la cantina è adibita più a esposizione, che questo diciamo è un punto dove ci ritroviamo anche per parlare anche con rappresentanti, e c'è anche la possibilità di assaggiare qualche whisky. Bello, eh? Gino, qui mi ha portato in un posto spettacolare. L'enoteca Vanni è veramente una cosa incredibile. Complimenti Paolo. Gino, io ti ringrazio di avermi portato qua. Spero che i nostri telespettatori abbiano apprezzato questo tour sottoterra a Lucca, in compagnia di vini spettacolari. Paolo, grazie. Speriamo che qualcuno venga anche a visitare questa cantina. Sì, l'ingresso è libero, vi aspetto tutti. Guardate qui dove sono, queste mi sembrano da distanza, se non vanno al primo piano, bottiglie di vino, ma non sono bottiglie di vino, eh? Guardate un po', fra l'altro sono belle nel design, nelle etichette, nelle cose. Qui c'è un giovane che, noi siamo felicissimi quando c'è un giovane, sempre che fa parte della strada dell'olio e del vino, e che invece di vino, tu fai anche il vino, un po', pochino. Insomma. Lo utilizzo in parte. Però il tuo amore è la birra. Esatto, esatto. Ora se non ha male Gino però. Allora, no, spero di no. No, assolutamente. Gino, che allora, che è un binario, lui è un binario. Mi rifaccio. Allora, te che c'hai da dirci? Via, prima di passare alla... Allora, prima, siccome è un libro importante, mi metti sempre accanto agli amici degustatori dell'olio e io ho portato un vino sull'olio. Come è intitolato, lì, vedo. Va bene? Un libro sull'olio. Il mondo dell'olio. Il mondo dell'olio. Storia e produzione, uso in cucina, uso dell'extravergine. Quindi, oltre che guardare Ora Verde, gli appassionati possono anche prendere questo libro. E che ci racconta il libro? E ci racconta la storia dell'olivo, delle tradizioni, alcuni consigli su come cucinarlo, soprattutto perché il maggior uso che si fa è in cucina. Il rapporto col cibo, tutti i cibi nostri hanno l'olio come... Ma dopo ne voglio parlare anche con il nostro panel, perché... E insomma, l'olio, ho sentito in questi giorni, pensavo che l'olio fosse puro e tranquillo dalle sofisticazioni. E invece... Qui dà dei consigli, difendersi dalle contraffazioni, come leggere l'etichetta. Ecco, vedi, perché non è che si può avere un laboratorio in casa, ecco, e poi ci vuole un esperto notevole. Però è vero che sentivo proprio... In questi giorni una notizia di ettolitri di vino, di olio sofisticati e fatti in altro sono modo. Liquidi, nella storia dell'umanità è sempre stato, è accaduto, perché due vini le mescoliamo, viene fuori un altro vino, non è che si danneggiano. No, questo è interessante. A proposito di questo, mi ha sorpreso una trasmissione famosa in televisione che fa inchieste, e dove ci raccontava, con il fare di chi ha scoperto chissà che trucchiamo il vino, perché mettiamo insieme un vino di un certo tipo, di un altro e di un altro. Allora, i prossimi giorni guardo di organizzare delle cose interessanti, tra cui ho anche pronta un'intervista col capo della repressione frodi di Pisa, e quindi la persona che è atta a controllare tutte queste cose. Però l'ultimo libro, e poi lascio il campo. Dimmi. È un libro straordinario, è uscito un paio di mesi fa, edito da Il Saggiatore, un editore che tu conosci bene, penso, un editore antichissimo. Lo sai come si chiama? Elogio del mangiare con le mani. Come l'elogio del mangiare? Del mangiare con le mani. Te lo sei dimenticato, Sì, io me lo sono dimenticato, tu mi devi dire però, accenna un pochino, così siamo curiosi. Allora, la prima battuta lui che fa all'inizio è questa.
con un dito leccasi forchetta mangia il diavolo. Con cinque l'ingordo, nel mezzo siamo noi con due dita. Ecco, questa è la prima partenza. Vabbè, quindi noi siamo anche il diavolo. Allora, andiamo un po', facciamo come a scuola, no? Baccalà fritto, come lo mangi? Arancini e arancine, cannoli salati, cacciucco con la lisca. Voglio vedere io con la forchettina il cacciucco con la lisca, ci vuole il bavaglio, vero Ferretti? E le mani, e poi il sapore della vita. Calzoncini ai salumi, ceci speziati croccanti al forno, uno per uno. Come i ciccioli, per... i ciccioli quando si sale al maiale, ok, eh? Il coniglio fritto, e lì ti posso dire di più. Cosce di pollo, aglio, olio e peperoncino. Costine d'agnello alla milanese. Come si fa a mangiare con la forchetta? Come il diavolo, è impossibile. Cozze al vermouth, questo non le conosco, sinceramente. Cozze all'imbrunire, va bene. Poi c'è crocchette di patate, datteri alla pancetta, buoni. Quando, a me è una cosa che mi è sempre piaciuta questa. Datteri denocciolati, no? Avvolti con la pancetta. Quando fanno compleanni in genere queste cose qui appaiono, poi spariscono, bisogna riaspettare il compleanno. Fiori di zucca farciti, qui che ti devo dire. Fondi di carciofo al basilico, va bene. Oliva all'ascolana, quante volte? Sì. Questo è vero. E la frittata di pasta da noi non si fa, però c'è, viene poi tagliata a fette. Ma del galateo non ne parla. Il galateo, sì, lui fa l'elogio del mangiare con le mani. Non è che ci dice che dobbiamo mangiare le mani. Ha ripercorso la sua vita, Lambei, essendo un cuoco, è anche uno del primo, forse più famoso fotografo italiano dei cibi sulle riviste degli anni fine anni 70, anni 80. E lui poi ha percorso, è stato in Giappone e in altri posti nel mondo. Quaglie arrosto, quando mai il direttore mangi una quaglia con la forchetta? È vero. E torni allo spiedo che a Monte Carlo è di antica tradizione. Spiedini di maiale e lardo, continuo la trasmissione. Qui allora si va tutte. E questa però te la devo dire: spiedini di fegatelli all'oro. Eh sì. Ferretti, diciamoci la verità. Sogni già. Mi è già venuta fame. No, a me non solo fame, di più. E va poi bene. E finisco con una straniera, se vuoi. Patatine fritte alla belga, in omaggio al nostro amico che è tornato da Bruxelles, quindi, perché in Belgio le patatine fritte hanno. Insomma, ricordo, elogio del mangiare con le mani. Per me il miglior libro di cucina, cibo, insomma, sull'enogastronomia, uscito quest'anno, non costa molto e lo trovate nelle librerie. E poi è liberante perché, insomma, tutti qualche volta con le mani si mangia anche cosa. E si sente, e si sente anche la densità del cibo, com'è la cottura anche. È vero, va bene, vai. D'accordo allora. Anche la politica, quindi siamo uniti stavolta. Ah, ora grazie dell'ascolto. Bisogna vedere se i politici mangiano con le mani, perché questo è tutto da capire. Anche preti dicevano, Si diceva così. Bene, allora torniamo alla birra. E te tu ti senti morire quando senti parlare di birra? Io la birra ho iniziato da giovane e tuttora lo faccio e non mi vergogno, birra e gazzosa. Quando è caldo io birra e birra, vero? Gazzosa è la meglio bevuta. Se sei giovane, sì. Ma birra e gazzosa, anche per motivi economici, il Sassicaia non c'era ancora, quindi io camminavo. Mi devo ricordare di comprare la gazzosa, va bene. Mi devo ricordare di comprare la gazzosa. Che costa più della birra, secondo che tipo di gazzosa. Perché quella buona, secondo che tipo di birra. Costa più della birra. Allora, ragioniamo un po' di birra, perché sono davvero stimolanti queste bottiglie. E che differenza c'è? Non sono tutte uguali queste. Chiaramente non sono tutte uguali, questa è l'intera gamma di birre che produciamo. E il nostro birrificio si trova... E com'è la differenziazione, da che dipende? Allora, si ispirano tutte a degli stili diversi, principalmente di ispirazione belga e anglosassone,
noi cerchiamo di seguire gli stili, diciamo, classici della birra, reinterpretandoli e declinandoli secondo un po' i nostri gusti e talvolta riuscendo a utilizzare anche degli ingredienti locali, ecco. Poi all'aspetto visivo la birra si distingue principalmente dal colore, però dietro ci sono tante altre differenziazioni e tanti altri aspetti da considerare: il grado alcolico, il gusto, l'aroma. Il grado alcolico di che, da quando, da che... Allora, nelle birre che produciamo noi si va dai 4 gradi e mezzo fino a quasi 10 gradi, però questo non toglie che esistono birre, si potrebbero produrre birre sia con gradazione minore sia anche con gradazione ben maggiore. È una scelta che avete fatto. È una scelta stilistica nostra, esatto. Ecco. Esatto. E dunque, gli ingredienti allora della birra, perché io sono cresciuto da ragazzo, dicevo, che si fa la birra? Il luppolo. Invece... Anche. No, senz'altro. Gli ingredienti principalmente sono 4, il più importante di tutti è l'acqua, che costituisce la stragrande maggioranza di quello che poi va a finire in bottiglia, il malto d'orzo o comunque altre materie amidacee, quindi altri cereali, possono essere il frumento, in piccole parti l'avena, la segale, il riso, il luppolo. Che il luppolo è un fiore, è quello che dà principalmente la parte amara alla birra e tutta una serie di poi anche di aromi a seconda di come viene utilizzato in fase produttiva. E poi il più piccolo ma il più importante è il lievito. Si usa dire che il birraio fa il mosto e poi il lievito fa la birra, perché a seconda del lievito utilizzato e di come viene fatto lavorare viene fuori un certo lievito risultato. Che vuol dire? E rispetto al lievito che abbiamo in mente che si usa per far pane, per la farina, questo che vuol dire il lievito? Come lo usate? Il lievito è Saccharomyces cerevisiae, insomma è un organismo che viene inoculato nel mosto. Il birraio produce il mosto zuccherino partendo appunto dai cereali, viene inoculato il lievito, il quale fa partire una fermentazione, mangerà questi zuccheri che sono presenti nel mosto per trasformarli in CO2 e alcol principalmente. Più lievito è meglio, è o no? No, però vanno seguiti degli step. Dice, è buona questa pizza perché è lievitata tanto. No, questo no. No, però il lievito è delicato, vanno seguite le sue tempistiche, certe temperature specifiche a seconda di ogni ricetta e soprattutto il tempo. Ecco, ci vuole pazienza per fare una birra. Senti, circa un mesetto da quando viene prodotto. Senti, e te perché ti sei messo a fare la birra? Di dove sei nato con la birra? Allora, la birra è... Intanto questo birrificio è stato creato da me e mia moglie ormai 7 anni fa e nasce appunto dalla passione che abbiamo sempre avuto per il mondo della birra, che è un mondo che coniuga tanto quanto il vino, sia un aspetto di gusto, sia un aspetto un po' più relazionale di convivialità e di stare insieme. Quindi ma è un mondo... voi, però, capite, voi 7 anni fa... Vi siete sposati e tutte e due eravate presi dalla birra? Sì. Vi siete incontrati magari per la birra? No, eravamo sobri e non ci siamo incontrati per la birra, però è una passione che abbiamo sempre portato avanti. Durante gli studi universitari facevamo, come molti, la cosiddetta birra fatta in casa, insomma nel garage di casa con pentoloni e attrezzi di fortuna. Poi niente, ci abbiamo studiato dietro, la soddisfazione di creare qualcosa proprio di tangibile era tanta e abbiamo deciso di buttarci in questa attività. E voi siete a dove? Siamo a Vinci. A Vinci. E naturalmente avete avuto buon successo perché con questa gamma di cose evidentemente c'è. Siamo soddisfatti di come sta andando. Come vendete? Qual è il vostro meccanismo di distribuzione? Allora, noi facciamo sia vendita diretta in birrificio per chiunque voglia venire a comprare, anche organizzando degustazioni, e poi principalmente ci rivolgiamo a ristoranti, agriturismi, locali dedicati. Quindi andate pizzerie. A vendere direttamente? Sì, allora. Sì, anche la parte commerciale è gestita interamente da noi e tanti eventi anche. Ma mi pare anche questa una bella scoperta che si è fatta oggi e si saluta con un applauso perché tanto siete giovani, vi siete buttati in questo ed è una cosa che ci fa piacere, molto bene. Facciamo questa. Del nostro meglio. Bene, allora fermiamoci qui, poi si va a sentire com'è andata la farina, l'olio e nel frattempo si chiude la partita delle serre e dei fiori e delle piante. A fra poco. Thank you.
Bene, eccoci qua. Siete in due perché avete prestato un campioncino là dall'olio, perché c'era delle... sempre zoppi. C'era zoppi un po', eh. Com'è andata? Stasera è andata molto bene, c'erano tre buonissime farine, ne abbiamo passate due, una è arrivata molto vicina alla al 7, però si è fermata. Però non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Allora, questa è la busta, e chi ha vinto? Allora, è il campione che ha risultato... È arrivato prima chi è? È il campione sci. Campione sci. Andiamo a vedere a chi appartiene questa farina, eh? Campione sci, poi vediamo anche il secondo. Il secondo è il B. Il secondo è il B. Allora, questo è il C, eccoci, questo è la busta, vediamo da dove viene. Ha un bel voto questo, sì, sì. 8,6. Siamo curiosi anche noi, una buona farina, un'ottima farina. È un'ottima farina. E vediamo da dove viene... Da Crespole, Renzo Domini, Molino Improprio. La conoscete questa? Sì, 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 lo conosciamo. È un produttore. È un bravo produttore. Un bravo produttore? Bello. Facciamogli un applauso a questo, eh? Renzo Domini, mi pare non averlo sentito. No, c'era. C'era anche l'anno scorso. L'anno scorso non c'è. Non è passato, eh? Quest'anno ricordo, ce l'ha fatta. Quest'anno. Il B è a chi appartiene? Allora, vediamo quanto B ha preso, 7,6, quindi va anche questo, va in semifinale. Eccolo qua, eccolo. Vediamo. Questo viene dall'Orsigna. La Molino è quello di Giamba e Nicola, Luca e Andrea Ventulli, Venturi, Nicola, Luca e Andrea Venturi dell'Orsigna. Bene. Bene, un applauso anche a loro perché questo c'era già? Non ricordo, francamente no. Non me lo ricordo. Forse mi pare tre nomi è la prima volta che li vedo tutti insieme. Dall'Orsigna in onore di Terzani. Del quale è di Eugenio e del nostro Eugenio, giusto. E in questi giorni, a proposito di Terzani, ci sono incontri per ricordarlo, ricordarlo perché è un anniversario, mi pare, della nascita o della morte. Della nascita. Bene, complimenti di questi, e poi invece siamo pronti anche per il vino. Ma la birra dove si beve bene? Di solito siamo abituati a usarla sulla pizza. Ci sono tanti tipi di abbinamenti possibili e dipendono anche dal tipo di birra che uno vuole abbinare. Ci sono delle birre che si abbinano certamente alla pizza, a piatti più delicati, a piatti più complicati, birre che si abbinano al dolce. Insomma, anche la birra è un mondo. È un mondo, eh? Sì, bello sì. Questo, è interessantissimo. Bene, allora, voi siete d'accordo che con il vostro successo ci date una mano a noi poveri consumatori ad avere vantaggi economici. Insomma, ridete perché se non è questo il fine, che ci se ne fa nei vostri discorsi? Perché questa è la sostanza. Poi dice la colpa non è nostra. Va bene, questo è un altro problema. No, non è un problema di colpa, è un problema di dati. Cioè, dire. Sì, certo, capisco bene. Poi la prima cosa, la cosa più importante è produrre bene, produrre di qualità. Va bene. Bene, allora, Gino ha dato una mano te qui, me l'avete interpellato. Per fortuna c'è Gino che ci dà una mano. Perché... Sì. Vi ha corretto un po'? Ci indirizza, ci dà le sue perle, quindi ci sprona a fare meglio. Sa, è un uomo di multiforme ingegno, eh? Bene. E quindi crediamo. È un illuminato. Vediamo allora com'è il mondo dell'olio, e poi legge lui, non è che arrivi. Ci informiamo noi, loro sono su una bella strada. Però
c'è da parlare un pochino, se quasi fatto tu l'ora, ma insomma, la sofisticazione dell'olio, bisognerà parlarne un po'. Va bene, ci daremo da... andiamo a interpellare chi controlla. Chi controlla e chi fa. Perché io sono rimasto sorpreso, tante centinaia di ettolitri in questi giorni che hanno scoperto di olio. Sempre esistito, direttore, questa storia, sempre, da sempre. Però... purtroppo sì. Da quando c'è il commercio... Però il problema è una sofisticazione di quelle che fa male perché altera proprio la qualità dell'olio, o è una sofisticazione che abbassa la qualità? Ah, insomma, sì. Come la scienza, la conoscenza fa sì di migliorare la produzione e la qualità dell'olio, però ci sono persone che con la stessa scienza trasformata in un viaggio diverso fanno non solo la qualità, fanno cose un po' particolari, insomma, no, non corrette. Ma roba che nuoce alla salute o no? In parte penso proprio di sì, soprattutto con l'olio che è una cosa che viene cucinata. Io sentivo il vino che faceva un'inchiesta e pareva alla fine del mondo e abbinavano tre vini DOC e veniva fuori indubbiamente un altro vino. E certo, è la natura del vino. È la natura del vino, però... Voglio dire, insomma, c'è da scandalizzarci un po', mi pare, no? Perché... Le denominazioni d'origine controllate, nate in Italia, l'appellazione controllée in Francia, in Spagna, eccetera, servono proprio per tutelare il consumatore e dire se questo vino nasce a Monte Carlo, deve essere in Monte Carlo. Ecco. E per quello, perché poi tutto il mondo agricolo si sviluppa in quel territorio e quel territorio va tutelato. Sì, ma se io... mischia un po' di quello di Monte Carlo con quello del Monte Albano e quello del cose, sono vini tutte e tre. Lo puoi fare, però. Però cambia, ovviamente cambia. Si può arrivare al semaforo e passare col rosso, oppure. No, però io mi domando: altero le proprietà del vino o altere le qualità organolettiche al sicuro, le qualità di provenienza, imbrogliare quello che prende. Che c'è una cosa, che la bottiglia del vino una volta in qualsiasi luogo ha l'etichetta e sta tutto il tempo sulla tavola, quindi se si sì, sì, prosecco, insomma ci sono delle cose un po' credibili, è bene affrontarle secondo me con molta prudenza, però perché si fa presto a dire. Io ero ragazzo, ma i miei contadini che conoscevo pigliavano il mosto di Napoli e lo mischiavano qua, che era lì? Un guaio? No, era a tempi, era negli anni 20, era anche consentito, negli anni 20, il governo di allora, insomma la situazione dell'ora, disse di non acquistare lo zucchero dalla Francia, che veniva di solito acquistato. E allora dice, consigliò nelle zone, insomma il meridione aveva su problemi, eccetera, dice di acquistare del vino con più struttura, superiore di alcol, eccetera, per equilibrare i nostri vini. Ma insomma vini. Non salterava nulla se no, non... No, in realtà no, se prendi la roba buona... Appunto, diventa... questo è il punto. Il vino ha un segreto, se lo compri buono, lo vedi buono, capito? Allora, in tutta la sua... Scusate. Sì. Allora, c'è una differenza fondamentale fra vino e olio. Il vino viene elaborato in cantina. E in cantina può anche capitare di mischiare dei vini. È chiaro che la DOC deve difendere il vino che arriva di lì. Però, siccome c'è un'esigenza che è quella nei supermercati di avere la costanza del prodotto, è evidente che bisogna in qualche maniera trovare questo. Non c'è niente di male, perché se il vino mio, il vino suo, il vino tuo sono vini normali, legali, mescolarli non succede niente. Questo, però devono essere del territorio, però, di produzione. Però, no, ma anche non posso mettere... Ci sono delle regole. Ecco, delle regole. Ma basta che io non lo venda... No, DOCG, DOC. Basta che non lo venda per no, no, c'è per delle regole. Ci sono ben 18 controlli prima che una bottiglia arrivi sulla tavola. Ed è per questo che mi faccio carico di avere
se venisse oggi. Chi controlla? Perché il problema è chi controlla deve dirci chiaramente dove si va. Di dove viene? Va. Comunque, un vino che vendono al supermercato a 2,50, 3, 3, 4, voglio dire, insomma, inutile pensare che sia una scelta. No, no, DOCG non è. Non è DOCG, però voglio dire, se non c'è scritto DOCG, cioè, c'è scritto vino da tavola. Vino diffuso. E tutto resta lì. A 2 euro vado fallito prima di imbottigliarlo. Questo è al sicuro. Scusa, quindi si scopre subito. Perché sono stato interrotto. L'olio è diverso. L'olio, la legge definisce olio vergine d'oliva quello ottenuto dalla spremitura delle olive con mezzi meccanici. Non c'è altre cose. Se un olio da questa attività è di qualità perché le olive sono sane, conservate bene, eccetera, eccetera, è un extravergine. Altrimenti o è un vergine oppure diventa un lampante che viene rettificato. Però quello che si trova in commercio, se è dichiarato extravergine, in generale bisogna essere extravergine. Il problema è un altro, che magari è olio vecchio, primo. Secondo, è olio che viene da dove? Dalla Tunisia, dall'Algeria, e dal Marocco. È olio italiano. Ma ecco, il problema è questo. Non è che se io compro una bottiglia di olio extravergine posso essere sicuro, potrei dire al 100%, ma diciamo al 99% che è extravergine. Poi c'è questo discorso, ha detto bene lui, olio 100% italiano. È vero? Non lo so. Poi questo. Sul fatto che quell'altro si può comunque chiamare olio d'oliva anche se c'è quello rettificato è quella grana. È un'altra storia, appunto. L'olio rettificato però se è un extravergine non c'è problema, ecco perché io direttore io credo che faremo un centinaio di trasmissioni su questo argomento. Come ci entriamo dentro non ci usciamo più perché si vede se un olio rettificato. Bene, allora andiamo a vedere che olio rettificato qui, allora qui ha vinto l'olio B. L'olio B ha preso un bel voto, 7,5. Non siamo molto larghi. Sa, solo voi siete raffinati, volete vedere le cose come si deve. L'olio B, l'altri due non ce l'hanno fatta. E poi anche il C. Passato il 7? Sì. Allora, andiamo a vedere l'olio B, a chi appartiene. Eccolo. L'olio B, eccolo qui. Vediamo da dove viene. Sono tutti nomi belli, storici, I greppi di Silli, monocultivar frantoio, San Casciano Valdipessa, greve Pessa. Facciamo l'applauso, ma questo è gente che lo sa fare, da un anno a un altro si ripresenta sempre. Hanno la fortuna della zona, delle olive, lo sanno fare? Probabilmente hanno la fortuna della zona, hanno la qualità delle olive, hanno un frantoio che lavora bene. Sanno raccogliere. Sono tutti fattori che... L'altro qual è? Il C? L'altro vediamo chi è. Il C. No, tutto questo discorso dell'olio, io volevo dire... che insomma chi lo vuole comprare e lo vuole usare bene, fatte le dovute differenze, se uno non può, a volte si può usare in cucina anche l'olio di semi, costa meno, che non è mica da buttare via, però chi lo vuole veramente olio d'oliva extravergine, per essere sicuro, bisogna che lo compri dove siamo sicuri. Ma poi non è la bottiglia di vino l'olio che si beve tutta, l'olio rimane lì una certo. Settimana, quindi conviene prenderlo buono. E questa ritorna alla ribalta, mi fa piacere, l'azienda agricola Marini,
con il moni cultivar lecco del corno. Leccio del corno. Pistoia. Pranto improprio, Pistoia. Un applauso a Marini, che lo ritroviamo sempre volentieri perché è uno degli antichi iniziali della partecipazione. Molto bene, allora siamo in fondo, abbiamo capito che insomma i nostri politici o i tecnici lavorano per noi cittadini, perché ci garantite bene tutta la produzione, piante belle, non sciupate dal freddo, nate in serra anche con grande cura, insomma, e quindi tutte cose belle, e così pure anche della verdura e delle cose. Mi avete paragonato le cose della serra rispetto al campo, io credevo che fosse una priorità del gusto avere le cose nel campo, invece mi dite che anche la serra è una bella garanzia di qualità. Assolutamente sì, non c'è motivo perché non lo sia, poi dipende come viene coltivato, e c'è chi sa coltivare meglio e chi sa coltivare peggio, su questo non c'è dubbio. Poi c'è la stagione e le ore di luce, di sole, le temperature, sono tanti fattori che possono essere combinati in maniera ottimale, anche meglio utilizzando la serra. Insomma, l'insalata non importa sia nell'orto, va bene, d'accordo, ho capito. Soprattutto l'importante è che Marameo si salvi. Allora, invece salutiamo il nostro presidente dell'olio, delle strade dell'olio e del vino, e lo ringraziamo perché tutte le volte ci porta una chicca della siamo strada. Siamo molto orgogliosi noi di avere questi grandi soci, che sono tutte, alla maggior parte grandi e piccole aziende, giovani, e questo ci fa molto piacere. Ora ho sentito l'amico Gino parlare di vino e gli amici del panel di olio. Come è stato detto giustamente, ci vorrebbe 1000 trasmissioni per parlare di vino e olio, però un piccolo forse aneddoto lo vorrei dire. Casomai nell'etichetta leggete sempre prodotto e imbottigliato da. Questo è un piccolo segno di garanzia, perché prodotto e imbottigliato vuol dire che l'ha fatto qui il produttore lì. Certo. E questo è una piccola garanzia, perché almeno dove comprate l'olio e dove comprate il vino vedete da chi è il vero produttore. E chi controlla deve Il prodotto imbottigliato è molto importante, perché quando c'è scritto prodotto imbottigliato vuol dire che l'azienda è sua, l'ha prodotto e l'ha imbottigliato quell'azienda. E questa è una piccola garanzia, non totale, però importantissima. Bene, un buon consiglio questo, vero? Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al panel, grazie davvero al nostro produttore di birra, giovane, e auguri proprio per il successo. Tantissime qualità, grazie. Di birra. E qualità di birra. Le fa con il mosto, come piace a Gino, le fa con il miele, lo fa con i grani antichi, e poi fa delle buonissime birre, sia rosse, bionde, sono veramente buonissime. E grazie anche ai nostri vivaisti responsabili che hanno avuto questo successo con la Regione. Al nostro consigliere regionale, che era appassionato di questa vicenda. E quindi bene, ci sentiamo la volta prossima con delle novità che Gino ci porterà di sicuro. Alla volta prossima, arrivederci. Gli è barricato un botte cantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra, quanto va vendemmiato, e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E se mangiato in caso buono giù a Pienza, le sarcicce sono come l'oro nell'Aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza. TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare.
le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare, da Siena su cavalli imbizzarriti, a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti, i cantucci col vin santo fatti a Prato. La Toscana io non posso fare senza, senza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi mi hanno detto, in dove vai? A Pistoia, la bella città, coi suoi vivai!